Pace e bene a tutti. Santa giornata. Bravissimi, andiamo avanti con perseveranza. Bene, oggi parliamo della pazienza. Quanta ce ne vuole nella vita, vero? La Bibbia dice che un uomo paziente vale più di un eroe che conquista 10 città. E quindi si parla di qualcosa di decisivo. Però forse a noi viene subito in mente l'aver pazienza, cioè il gestire bene la rabbia. In realtà noi stiamo parlando di qualcosa di più grande. Che cosa intendiamo qui per pazienza? Che tra l'altro di per sé è una delle due facce della medaglia, l'altra la vedremo tra qualche giorno, che è la magnanimità. Di che cosa parliamo parlando di pazienza? Diciamo così, del saper sopportare le situazioni, del saper portare i pesi della vita, saper sopportare noi stessi con tutti i nostri limiti, saper sopportare gli altri, saper proprio stare sotto, sapete, e andare avanti, come ci ha detto Padre Angelo, con pazienza, con perseveranza. Perché vi faccio questo gesto? Perché la parola greca, iupomone, indica proprio il saper stare sotto un peso e portarlo. Avete mai visto le gare di sollevamento pesi alle Olimpiadi? Il sollevatore di pesi, per passare il turno, deve prendere il peso e tenerlo un po' di tempo sulle spalle. Non basta che lo prenda solo, deve saperlo tenere. Questa è la pazienza di cui noi stiamo parlando, saper tenere su le situazioni. Noi potremmo pensare che la pazienza sia qualcosa di passivo, una sorta di rassegnazione, sapete, quando uno dice vabbè, è andata, ormai vado avanti. No, questa è un lasciarsi trascinare dagli eventi. La pazienza è portarli su. Papa Francesco ha usato un'immagine molto bella e tenera. Diceva, sapete dove la vediamo la pazienza? Ad esempio in due genitori che accolgono un figlio disabile. E lo accolgono perché? Perché la vita è più grande. E potremmo dire perché è un dono che ti chiamerà ad amare di più, sapendo che anche lui, nella misura in cui lo aiuterai bene, sarà felice. Allora dice, la pazienza è in quella fatica che i genitori portano avanti per amare quel figlio, ma lo portano avanti. Quella è la pazienza. Portare avanti le situazioni, non lasciarsi travolgere o rassegnarsi davanti agli eventi. Ma perché noi parliamo di pazienza come un frutto dello Spirito? Perché abbiamo bisogno di guardare a Dio e di essere connessi a Cristo per poterla vivere fino in fondo. Pensate un attimo alla pazienza di Dio. Se guardassimo tutta la Bibbia, quanta pazienza. Si rivela un popolo, si fa conoscere, stringe alleanza con lui e sto popolo continuamente e lo abbandona e segue altre divinità e lo rinnega. Si fa uomo in Cristo, ci viene a rivelare chi sia, a insegnarci ad amare e a noi non piace e lo offendiamo e lo crocifiggiamo e lui continua ad aver pazienza, continua a volerci bene, continua a portare avanti la sua storia d'amore con noi. Pensa alla tua vita, ma quanta pazienza Dio ha con te, quanta ne ha con me. Noi pensiamo sempre di dover avere pazienza con gli altri, ma ci pensiamo mai quanta pazienza abbia Dio con noi e quanta pazienza abbiano gli altri con noi? Ecco, noi abbiamo bisogno di stare connessi a Lui perché questo frutto cresca in ognuno di noi. Io con voi però volevo stare in particolare sulla pazienza proprio nella prova. Potremmo prendere tante sfaccettature, noi staremo solo su questa, la pazienza nella prova. Cosa ci ha detto San Giacomo nella prima lettura? Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza. Cosa sta dicendo qui San Giacomo? Ci sta dicendo qualcosa di profondissimo, ci dice, guarda che le prove che ci sono nella tua vita ti servono. Dici, come mi servono? Sì. Guardate, il Nuovo Testamento ha lo stesso termine per indicare la tentazione e la prova, in greco è perasmos. C'è una differenza ovviamente sostanziale, la tentazione la opera il maligno, o è la nostra inclinazione al male che ci attrae al male, e ovviamente lui la pone in atto perché tu cada. La prova invece che Dio permette nella tua vita serve a me, serve a te per crescere, perché solo quando siamo messi alla prova possiamo davvero conoscere noi stessi. C'è un passo nel libro del Deuteronomio dove il Signore si rivolge a Mosè
e dice di parlare al suo popolo. E ricordando i 40 anni che il popolo passa nel deserto quando uscì dalla schiavitù d'Egitto, noi in italiano lo traduciamo così: io ti ho messo alla prova per 40 anni per vedere ciò che tu avevi nel tuo cuore. In realtà Dio non ne ha bisogno, lo sa già. E infatti la traduzione di alcuni rabbini ebrei è: io ti ho messo alla prova perché tu sapessi che cosa c'era nel tuo cuore. Perché, miei cari, dobbiamo fare tutti i conti con una verità profonda, che quando la vita ci mette alla prova, e non pensate solo alle malattie, quelle anche, sono cose serissime, ma pensate alle difficoltà del quotidiano, a portare avanti il tuo dovere, a fare ciò che sei chiamato a compiere ogni giorno con pazienza, a sopportare chi è accanto. È solo quando sei messo alla prova, e seriamente alla prova, che vedi davvero la tua sostanza qual è. E potremmo dire ancora più profondamente: vedi quanto gratuito sia il tuo amore. Perché, miei cari, tante volte cosa succede? Quando le prove arrivano, lì per lì noi le accogliamo, siamo sull'onda del sì. Magari so che devo affrontare un percorso difficile, non so, un percorso di studio, un'attività più complicata, oppure c'è una difficoltà economica, parto subito, ok, dai, la affrontiamo. Arriva una malattia, magari lì per lì dici ok, ce la faremo, insomma. Ma è col tempo che i pensieri, la fatica inizia a vagliarti, inizia a provarti, ed è lì che a volte iniziano ad uscire frasi come: ma perché a me? Ma dove sei? Ma perché? Questa frase cosa ti dice? Oltre a essere la tua ricerca sacrosanta di Dio, forse ti rivela anche qualcosa, che fino in fondo la tua fede ancora non è gratuita, che fino in fondo il tuo amore ancora non è gratuito, e quella prova ti può aiutare a purificarlo. Io lo dico anche su di me: quando ho iniziato il cammino, a volte nei momenti difficili, quando, ripensandolo adesso, dicevo: ma Signore, perché a me? Soprattutto all'inizio del percorso, rileggendolo ora posso dire: in fondo qual era il pensiero che si annidava? Ma come? Ora inizio a camminare con te, ti sto pregando, cerco di fare il bravo, perché quindi questo? Uguale retribuzione, uguale rapporto ancora non fino in fondo gratuito. Ma se non c'è la prova, io non mi conosco davvero. Persone che affrontano momenti difficili, colgono i loro limiti, si vedono fragili, oppure sono anche cadute, perché ci sta, affrontiamo la nostra fragilità, che dicono: ma io non sono questo qui, io vorrei essere come prima. No, mio caro, tu sei questo qui. Stai andando avanti, ti stai conoscendo, stai facendo esperienza di te, e proprio qui puoi aggrapparti in modo più serio e profondo a Dio. Non quando le cose vanno bene, quando sei alla prova emerge il limite, ma possono emergere e fiorire le tue potenzialità più belle. Allora, miei cari, che cosa succede tante volte nel corso della prova? Che si affaccia una tentazione seria, ed è la demotivazione, quando vai avanti e inizi a dire: ma io non ce la faccio più. Pensate a un rapporto di coppia che magari si sta incrinando, si sta raffreddando un po', non senti più l'amore della persona che hai accanto, e inizia ad affacciarsi quel: ma non ci riesco più, non sento amore, non riesco. E quella demotivazione quasi ti fa sentire in diritto di poter dire: lascio perdere. Guardate, ci sono, ieri vi dicevo, delle cose nella vita che se non vengono da Dio c'è l'inquietudine, capisci che non è la tua strada ed è un conto. Ma quando tu affronti ciò che Dio ti chiede, ciò che è la tua missione, la demotivazione ti vuole dire qualcosa di più profondo, cioè il fatto che io non ce la sto più facendo è un momento prezioso dove tu puoi dire: ok Signore, aiutami, perché posso fare un passo in più e finalmente imparare ad amare gratuitamente, cioè amare quando non sento nulla, quando non sento il ricambio. È qui che cresco nel dono gratuito di me. Perché in fondo buona parte delle nostre relazioni sono un dare e ricevere, ed è giusto che sia così. Quando io mi sento voluto bene, ricambio, oppure dono e mi aspetto qualcosa, e quando ritorna sono contento. Ma quando è che l'amore si purifica davvero? Quando dai senza aspettarti nulla, quando dai e non ricevi nulla. Ma perché questo possiamo davvero viverlo, capite che qualcosa di più non è un impegno moralistico, è qualcosa che io posso vivere se ho la spina del cuore attaccata a una sorgente d'amore,
che mi rende capace, se lo voglio, di amare così, di andare oltre, di diventare davvero gratuito nelle mie relazioni con Dio e con gli altri. E a questo punto, miei cari, avviandomi a concludere, quando vivo questo, vivo la fatica, vivo la sofferenza. E sapete cosa vuol dire? Che a volte dovrò gridare a Dio. La mia preghiera sarà anche una lotta con Lui, perché certe cose sono serie e ci fanno male. A volte vorrà dire anche lamentarsi, sì, ma con Dio. E uno potrebbe dire, ma come, qualche giorno fa ci hai detto che la lamentela è brutta, che siamo delle caffettiere. Sì, miei cari, vi dico un'ultima cosa profonda. Un conto è la lamentela, un conto è la lamentazione. La lamentela che cosa è? È quando tu diventi una caffettiera che gorgoglia contro tutto e tutti. Sei imbronciato, sei arrabbiato e vai avanti così, come una locomotiva formato a carbone. La lamentazione che cosa è? È fare del tuo lamento una preghiera, una ricerca di Dio. Sapete che c'è un libro nella Bibbia, si chiamano Le Lamentazioni. È il lamento, la sofferenza del profeta Geremia che rivolge a Dio davanti alle fatiche della sua missione. Perché il dolore che noi viviamo in certe prove è come un'energia, una forza. Se tu cerchi di sopprimerla, scoppia da qualche parte, diventerai scontroso, lamentoso. Ma se quella forza, quel dispiacere lo getti in Dio, in Lui trovi consolazione. Una volta San Carlo Borromeo, un grande vescovo, affrontò nella sua vita un momento serio, doloroso. A tutti capita, anche a noi, non siamo di ferro, nessuno. Né io, né Padre Angelo, nessun sacerdote consacrato, nessuno di noi, tutti li affrontiamo. Il suo cugino Federico gli chiese come avesse fatto ad affrontarlo. Il cardinale Borromeo gli fece vedere il libretto dei salmi che portava in tasca e disse: in quei momenti prego con i canti di lamento, cioè trasformo il mio lamento in preghiera. Allora, miei cari, chiediamo a Dio la forza di saper portare su i pesi, le situazioni, le relazioni, senza lasciarci andare alla tentazione della rassegnazione o della fuga. E a quali vette Dio ci chiama ad arrivare? Ve lo racconto concludendo con una storia che ieri mi ha ricordato Padre Angelo, che è tanto bella e sicuramente voi conoscete. In una fredda e ventosa giornata d'inverno, San Francesco d'Assisi camminava con frate Leone ed erano sulla strada da Perugia ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Allora frate Leone chiese a San Francesco: padre, te lo chiedo nel nome di Dio, dimmi, dove si può trovare la perfetta Letizia? E Francesco gli rispose così: quando saremo arrivati a Santa Maria degli Angeli e tutti bagnati, inzuppati, infreddoliti, con le gambe magari ferite per il ghiaccio che si è formato sui nostri sai, magari busseremo alla porta del convento e il frate portinaio ci chiederà: e voi chi siete? E noi risponderemo: siamo due dei vostri frati. E non riconoscendoci ci chiuderà in faccia la porta, dicendoci che siamo degli impostori. E noi lo sopporteremo con gioia e non parleremo male del nostro confratello. Lì, frate Leone, è perfetta Letizia. E se noi insistendo chiedessimo di entrare e lui persistesse a pensarci impostori, uscisse e ci prendesse pure a bastonate, e noi lo sopporteremo con pazienza, qui frate Leone è perfetta Letizia. E concludeva dicendo: se noi subiremo e sopporteremo con pazienza, pensando alle prove, alle sofferenze di Cristo per noi, e le uniremo alle sue, lì, caro frate Leone, troveremo perfetta Letizia. Cari fratelli e sorelle, Gesù in conclusione ci ha detto: con la perseveranza salverete le vostre anime. Se pensassimo all'espressione aramaica, la potremmo anche tradurre dicendo: con la pazienza e la perseveranza risplenderanno e ritroverete i vostri veri volti. Solo quando si passa l'oro al setaccio ne emerge la bellezza e passano le scorie.